Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo video andrò a mostrarvi dei disegni che ho fatto io a tema manga e anime. Prima di cominciare volevo farvi vedere un pollo, Hagrid, e volevo sponsorizzare un canale che si chiama Fratelli Manga, comunque ve lo lascio qua sotto in descrizione, e in pratica sono due ragazzi che parlano di manga e anime, come si capisce dal nome. Ho deciso di fargli un po' di pubblicità perché sono veramente gentili, commentano sempre i miei video, lasciano like, guardano sempre il video e sembra anche lo guardino fino alla fine, o questo non lo so, però sembra. E niente, sono veramente gentili, sono più che altro attivi sul mio canale e per questo ho deciso di sponsorizzarli, se lo meritano. Poi volevo chiedervi anche un'altra cosa, vi piacerebbe se sul canale portassi anche Brawl Stars, il nuovo gioco della Supercell che è uscito in questi giorni? Perché vedo che ormai ci giocano tutti. E piace tanto anche a me, quindi se vi piacerebbe vederlo sul canale, magari iscrivetemelo. E però non vi prometto niente perché ho provato già a registrare un video di questo gioco qua, però l'applicazione non tipo era buggata e quindi non riuscivo a registrarlo. Però comunque fatemi sapere e farò del mio meglio. Detto questo, cominciamo subito. Comincio col dirvi che quel disegno là di L, questo qua. E questo poi L, il pop di L, il disegno del pop di L, vabbè. E questo Goku qua non li ho fatti io. Questo l'ha fatto mia sorella e questo me l'ha fatto un mio amico. E niente, quindi non li ho fatti io. Noi invece partiamo da Rufy. Questo strano Rufy, che cioè è un po' strano, ha capelli un po' strani e la faccia un po' strana, ma non importa. Poi qua abbiamo Mob di 100 Mob Psycho, o Mob Psycho 100. Disegnato forse meglio dell'originale, no? Non per darmi aria, però vabbè. E che sta facendo tipo un discorso. E C17, tra l'altro, fatto malissimo, che lo sta ascoltando. Ma andiamo avanti, tranquilli, gli altri sono meglio. Qua direttamente da Inuyasha abbiamo Joro, il demone mille piedi. Che poi non so perché nel nome ci ho messo un H di troppo, ma l'ho fatto tipo 4-5 anni fa, sicché non capivo nulla. E in pratica è questo millepiedi, questa donna con 6 braccia, con un braccio rotto, che è un millepiedi. Fino alla pancia è donna, il resto è tutto un millepiedi lunghissimo, gigantesco. Comunque, questo è di Inuyasha. Poi abbiamo Inuyasha, anche questo l'ho fatto circa 4-5 anni fa, più o meno. Shippo, il demone volpe, indovinato un po' di Inuyasha, anche questo più o meno sempre quel periodo lì, un po' di Pokémon a caso, questo qua di Naruto e Pain, qua Naruto in modalità eremitica e Pain da quest'altra parte, metà e metà, questo non mi ricordo quanto tempo fa l'ho fatto, però ero soddisfatto, ecco. Altri Pokémon a caso, anche questi e quelli prima fatti veramente tanto tempo fa, passiamo poi a questo qua di Freezer, preso dal volume, non mi ricordo, di Dragon Ball, che in pratica è la prima volta in cui lo vediamo con questa trasformazione e l'ho ridisegnato appunto. Già vedete, questo è fatto già meglio degli altri, fatti anche più recente. Poi qua in un angolino abbiamo Karma, l'ho fatto in un angolino perché appunto la vignetta era così, se no poi non sapevo come continuare il braccio, mi veniva una roba strana. E niente, questa scena di Karma in cui fa così e dice a Koro Sensei, com'era? Ah, dice ti ammazzerò magari domani stesso. L'ho ripreso da una vignetta nel primo volume, quando Karma ritorna a scuola. Poi qua abbiamo, penso, cioè il mio preferito e penso uno dei migliori, ed è Zero di Area D. Non so chi di voi legga Area D, però è un manga disegnato veramente da Dio. E questo appunto è Zero. Vedete, qua su c'è anche una mia firma e qua c'è un'altra, due firme. Qui vabbè, non ve lo sto a spiegare, se voleste saperlo magari scrivetemelo qua sotto nei commenti. E niente, comunque questo qua è Zero. Non l'ho ripassato con l'inchiostro, però ho ricalcato diciamo un po' col lapis, ho pigiato più forte per fare queste linee tipo qua il cappuccio o queste qua giù. E niente, devo dire mi piace davvero tanto, sono veramente soddisfatto. Anche questo non è vecchissimo, l'ho fatto verso boh, settembre, giù di lì. E poi ultimo, all'interno di questo album, comprato a Tiger tra l'altro, all'interno di questo album quadrato, solo questo ho, Topolino. Lo volevo fare perché era semplice,
Semplice, sicché volevo farlo in prima pagina, per diciamo almeno questo era il primo e dopo c'erano tutti gli altri. Dato che questo era semplice, poi farò cose più complesse in teoria. E però vedete, ancora non ho più fatto niente. Questo è stato il primo disegno che ho fatto su quest'album e quindi magari continuerò a fare disegni qua sopra e lo vedrete magari, ve li vedrete questi disegni in qualche altro video, magari, chi lo sa, in un futuro proprio. Se invece volete un video dove proprio io disegno qualcosa, lo disegnerò qua sopra. Se volete un video del genere dove io disegno qualcosa, scrivetemelo nei commenti, mi farebbe molto piacere accontentarvi. E quindi niente, questo è l'ultimo. E niente, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, ricordatevi come al solito di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale e attivate la campanellina per ricevere la notifica quando carico un video. Ricordatevi di passare dagli altri due canali, dal secondo e dal terzo, anche se ora sono un po' inattivo, e di passare dalla mia pagina Instagram perché lì vi sarò aggiornati su diverse cose. Sicché seguitemi su questi due canali, su questo profilo Instagram e ricordatevi anche di passare dal canale di Fratelli Manga e soprattutto di iscrivervi al mio canale perché a 100 iscritti vi ricordo che uscirà video collezione manga. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video e io vi saluto. Ciao raga!